Buongiorno a tutti, bentrovati con Metropolis in diretta fino alle 14. Scriveteci WhatsApp 335 57 54 525. Oggi parliamo del tema del lavoro, che è macroscopico e fatto di tantissimi aggiornamenti, tra cui alcuni dati di Confcommercio, dei quali ovviamente vogliamo discutere insieme a voi, insieme ai nostri ospiti. Saluto Ivan Rota, consigliere regionale, Letizia Moratti, Lombardia Migliore, bentrovato. Buongiorno Stefania, buongiorno ai suoi telespettatori e telespettatrici. Ecco, un saluto in collegamento con noi anche a Marco Degli Angeli, coordinatore del Movimento 5 Stelle. Cremona, bentrovato. Grazie, buongiorno a tutti. Che postazione da gioco, come si chiama quelli che giocano con le macchine su da casa? Per la cuffietta, però dai, ti sentiamo benissimo. Perché l'altra volta abbiamo avuto problemi di audio, quindi ho cercato di... Ci tieni a farti sentire, anche perché poi il reddito sai che è dietro l'angolo e che quindi è giusto che tu ti faccia sentire. Allora, partiamo con questo allarme del lavoro che è stato lanciato da Confcommercio. Io ho una velina qua che è praticamente il comunicato stampa, che c'è la nuova indagine. In particolare si sono prese le zone di Milano, Lodi, Monza e Brianza, e c'è l'allarme del lavoro perché le imprese non trovano personale. Allora, partiamo da qui, perché sembra che il lavoro ci sia in abbondanza per tutti. 8 imprenditori su 10 vorrebbero assumere, ma non si può. I motivi sono mancanza di competenze e indisponibilità a giorni e orari proposti. Poi si vede che si cerca principalmente nel settore della ristorazione, quindi camerieri, baristi, cuochi, ma non stiamo parlando di Masterchef, stiamo parlando proprio anche di il sabato sera, con delle paghe che, ditemi voi, sono poi adeguate o no? Stiamo parlando anche di carenza di giovani che vogliono lavorare in quei settori, e lì credo che vada introdotto un serio ragionamento su un reddito minimo garantito, perché certe categorie di lavoratori purtroppo si ritrovano a essere categorie di serie B, e quindi questo va data dignità a questi lavoratori, ad avere un reddito minimo garantito. Però Stefania, non è così, non ci sono solo albergatori, bar, ristoranti, pizzerie, posti di questo genere che cercano posti di lavoro. Noi nella nostra Lombardia abbiamo imprese di ogni genere che hanno carenza di saldatori, di meccanici, di idraulici, di elettricisti, di persone competenti con una competenza. C'è un mismatch tra domanda e offerta lavoro nella nostra Lombardia, incredibile. Ma perché? Perché Degli Angeli, tu ti sei dato una risposta a questo perché, nel senso che secondo le imprese che hanno risposto, appunto, le motivazioni sono la mancanza di competenze e gli orari. Però perché nessuno vuole fare questi tipi di lavori? Cioè, siamo noi che abbiamo aspettative troppo alte o c'è qualche cosa che non quadra? Sì, io sono d'accordo con l'impostazione fatta da chi mi ha preceduto nell'intervento, perché è stata impostata secondo me molto bene, perché da una parte abbiamo un problema del lavoro povero e comunque della mancanza di contratti adeguati in determinati settori, ed è chiaro che in questo caso bisogna intervenire, sto parlando per esempio sulla ristorazione o che altro, con degli interventi normativi e di legge che vadano a stabilire, e lì sono pienamente d'accordo e sono contento che anche altre forze politiche che magari precedentemente non avevano espresso questa sensibilità stanno andando in questa direzione. Il salario minimo legale è fondamentale. Dall'altra parte però abbiamo anche una richiesta di manodopera e soprattutto di lavoratori specializzati, che purtroppo però vedono una carenza a livello di preparazione dei nostri giovani. Ma perché? Non per una colpa dei giovani, ma anche perché il sistema formativo spesso non è andato a pari passo con le esigenze del mercato e delle aziende, che spesso, soprattutto io vengo in una zona dove c'è molto manifatturiero, ma un manifatturiero sviluppato, quindi di industria 4.0, che altro, che è Cremona. Cosa si intende per industria 4.0? Cioè, parliamo che così capiamo tutti. È un manifatturiero dove c'è, diciamo, l'intervento spinto anche della tecnologia, quindi chi va a lavorare per esempio nel settore della cosmesi, che è un settore che è molto sviluppato nella mia provincia, ma non solo, anche nella bassa bergamasca, milanese o che altro,
L'imprenditore non ricerca semplicemente un operatore, un operaio non qualificato che può imparare in breve tempo, ma cerca praticamente delle specifiche che sono anche molto tecnologiche, perché abbiamo praticamente molta interazione uomo-macchina, ma anche intelligenza artificiale, ma anche nuove tecnologie come Internet of Things, l'internet delle cose, quindi una specializzazione anche informatica, meccatronica, tecnologica, che non è così facile da trovare se non ci sono stati, diciamo, dei processi di formazione adeguato. E su questo Regione Lombardia negli anni aveva spinto sugli ITS, i cosiddetti ITS, che sono gli istituti tecnologici e tecnici, che però, diciamo, portano ad un'alta specializzazione. Purtroppo molte province, tra le quali quelle di Cremona, hanno poco investito in questi strumenti, tanto è vero che mentre la provincia di Bergamo ha visto negli anni nascere molti ITS e abbiamo molte fondazioni che mettono insieme pubblico, privato, imprese e ordini professionali, a Cremona per esempio abbiamo visto che solamente adesso è nato il secondo ITS della provincia, nonostante siano possibilità di formazione che la regione ha messo a disposizione da più di 10 anni, quindi c'è anche molta, diciamo, è stato molto ritardo anche dei territori, degli enti locali, e di riuscire a far squadra con le aziende, con gli enti professionali per creare questo livello di formazione che potesse dare una risposta a livello della preparazione dei nostri giovani, dei nostri studenti. Allora, da casa stanno scrivendo: i giovani vanno all'estero a lavare i piatti, dicono che è esperienza lavorativa, se in Italia gli dicono di iniziare così si sentono dei falliti, dice il Rosario. E poi ancora, in Italia ci sono decine di migliaia di ragazzi che non studiano e non lavorano e vivono sulle spalle di genitori e nonni, la colpa è della famiglia. Allora partiamo dai NEETs, di sì. Questo stiamo parlando, sono il 12,6% dei giovani lombardi cosiddetti NEETs, che ne lavorano, ne cercano lavoro, praticamente sono a casa questi ragazzi, ed è un dramma vero. Diciamo che il titolo riporta: tutti vogliono lavorare ma pochi ne hanno davvero voglia. Sì. E Stefania, facevi riferimento ai nostri ragazzi che sono disponibili ad andare all'estero per fare questa esperienza pur di fare il lavapiatti. Ecco, quei ragazzi andrebbero all'estero e in Italia senza difficoltà, perché hanno voglia di lavorare, hanno voglia di crescere, hanno voglia di avere una dignità che passa attraverso una remunerazione per il lavoro che fanno, che poi diventa anche esperienza di vita, è un momento transitorio della loro vita, ritorneranno dall'Inghilterra, dalla Germania, dagli Stati Uniti o dalla Cina con una conoscenza di lingue, con un'esperienza che potranno mettere a frutto in quei paesi o riportandola in Italia. Purtroppo, la colpa è della generazione mia, abbiamo molti ragazzi che invece si sono un po' adagiati, mettiamola così. Quando non c'è la fame, perché c'è comunque il papà, la mamma o i nonni che ci pensano, oppure lo Stato con dei redditi di cittadinanza che sono sacrosanti laddove devono tutelare e andare incontro a chi ne ha veramente bisogno e chi è inabile al lavoro, ma sono devastanti da un punto di vista individuale e collettivo, laddove invece diventano un disincentivo ad andare a lavorare, perché questo è il fatto, è chiaro che abbiamo queste situazioni. Parlava il collega degli ITS, sì, a Bergamo ne abbiamo tanti, ma non abbiamo solo gli ITS, abbiamo anche una università di eccellenza, l'UniBG a Bergamo conta ormai qualcosa come 21.000-22.000 studenti, probabilmente arriverà ai 25.000, ma abbiamo il problema che nelle aziende mancano i lavoratori, quindi quella voglia di lavorare, voglia di intraprendere, abbiamo una disoccupazione bassa. Io ho fatto un'interrogazione, sì, insomma, nell'intervento dell'assessore Tironi in commissione settimana scorsa, ho detto che il Regione Lombardia deve farsi carico di una sorta di mappatura insieme alle associazioni di categoria per vedere quali saranno i bisogni di lavoro del futuro e formare i ragazzi in funzione di quello. Allora, Degli Angeli, a parte appunto il discorso in generale in sé, però entrando nel dettaglio, facciamo un esempio: un ragazzo fa un percorso di studio oggi, ma non solo, c'è anche un professionista che magari ha 50 anni, fino a ieri ha fatto un lavoro, poi cercano camerieri per lavorare il sabato, la domenica, cioè è giusto che si adattino oppure no?
Allora, è giusto Perché che le persone l'offerta fa la domanda e l'offerta è un principio che noi conosciamo. Quindi, se io ho studiato per fare la giornalista, ma oggi mi si propone il lavoro da fare cameriere, è giusto che io lo faccia oppure no? Allora, tutto è giusto o sbagliato in base alle esigenze e alla situazione familiare o di vita che uno sta vivendo. È normale che se una persona decide comunque di fare anche un lavoro che non rientra nelle sue corde o comunque non ha fatto parte della sua formazione culturale o che altro, venga comunque, e qui torno al discorso di prima, retribuito e messo nelle condizioni di farlo nel modo migliore, quindi con diritti, doveri, giusta retribuzione e guadagno che non è solo misurabile in termine economico, ma anche di apprendimento di soft skill che sono fondamentali perché creano anche quel curriculum extra lavorativo. Ecco perché ci troviamo nella situazione che magari molti nostri giovani decidono di andare all'estero, magari a fare lo stesso lavoro, lo fanno all'estero e non lo fanno in Italia. Perché? Perché sanno che magari però quell'esperienza all'estero gli restituisce magari sempre poco dal punto di vista economico e li ha costretti a dei sacrifici anche maggiori perché hanno dovuto lasciare il nostro paese, però gli dà magari la possibilità di sperimentare altre esperienze, una lingua o che altro, che diciamo fanno parte di una, chiamiamola, retribuzione indiretta. Però un giovane che decide di rimanere qui in Italia e deve per determinati momenti magari della sua vita decidere di fare un certo tipo di lavoro, deve essere messo nelle condizioni di farlo al migliore. Purtroppo ad oggi sono troppe le storie di persone sottopagate e non regolarizzate. Allora, ti interrompo un attimo, saluto e ringrazio anche Pietro Celestini, consigliere comunale di Fratelli Buongiorno. d'Italia. Ben trovato, complimenti allora Grazie, grazie, grazie mille, per grazie. l'ingresso in consiglio comunale. Noi stiamo parlando del tema del lavoro, no? E ci stiamo anche dicendo, certo, dipende un po' dalla situazione lavorativa, perché questo allarme di oggi di Confcommercio che ci dice che tanti imprenditori cercano lavoratori, ma poi i lavoratori è giusto, no, che si adattino. A questo punto da casa stanno un po' scrivendo, ti riassumo qual Sì. è l'umore, no? Cioè, se dipende dalla mia condizione, io giornalista, non ho un contratto da giornalista, mi propongo di fare la cameriera, accetto solo se ho bisogno oppure no, mette nelle condizioni una classe che è la classe più debole di adattarsi a qualsiasi tipo di lavoro, quella che economicamente è più povera. Quella che magari è una famiglia che lo sostenta di insistere nel lavoro. Cosa ne pensi? Poi torno da te, ovviamente, degli angeli. Sì, bisogna cercare di trovare le soluzioni per mettere, diciamo, ai blocchi di partenza allo stesso livello tutti quanti e aiutarli, sostenerli perché i lavoratori, le persone giovani, soprattutto sentivo che parlava di giovani, il giornalista, appunto arrivino a poter ricoprire quelli che sono dei ruoli che vengono poi anche dai propri talenti, no? Quindi sostenere il talento, sostenere il merito, credo che questo sia assolutamente il filo conduttore dell'attività politica del governo Meloni e ci auguriamo, appunto, ci vorrà nei prossimi mesi di mettere in cantiere sempre di più quelle iniziative che aiuteranno appunto i giovani a restare in Italia, poi Visco ha sostanzialmente. detto proprio adesso, il governatore di Banca Italia, il salario minimo per legge può servire. Sì, beh, in realtà noi abbiamo la contrattazione collettiva da praticamente da 75 anni, quindi il salario minimo è in Italia già previsto dalla contrattazione collettiva tra i sindacati e i datori di lavoro. Poi che ci sia una crisi sindacale e che effettivamente determinati settori siano oggi sottopagati rispetto a quelle che sono le esigenze, no, di vita quotidiana, noi pensiamo solamente alla battaglia che è stata fatta negli anni precedenti sulle cosiddette gabbie salariali, no? Se al sud Ecco, guadagni una cifra e guadagni la parliamoci. stessa cifra al nord, effettivamente non hai gli stessi costi, no? Quanti sono anche i dipendenti del Comune di Milano che hanno vinto dei concorsi, giovani del meridione d'Italia che sono venuti a Milano, anzi hanno preso posto, vinto appunto per concorso e dopodiché si sono dimessi. No. Allora, degli angeli al volo, perché poi voglio sentire anche Rota su queste considerazioni. Ti trovi d'accordo? Insomma, il salario minimo può servire, così ha detto Visco. Nel frattempo da casa ci scrivono e dico: propongo un titolo alternativo al vostro che dice tutti vogliono lavorare ma pochi ne hanno davvero voglia. Tu
tutti cercano lavoratori, ma pochi hanno voglia di pagare il giusto e metterli in regola. Conosco decine di casi così, dicendo da Milano. Siamo proprio nella classica situazione dove è evidente che sia da parte dei lavoratori che dei datori di lavoro ci sono sempre le pecore nere, nel senso da una parte è evidente che ci sono delle persone che magari hanno poca voglia di lavorare, come è vero che ci sono degli imprenditori che magari se ne approfittano della situazione. E quindi è vero anche quindi che c'è la necessità che lo Stato intervenga, soprattutto uno per regolare quello che è il mercato del lavoro, cercando di garantire sia una parte che l'altra. Quindi da una parte devi ovviamente andare a ridurre quella che è la pressione dal punto di vista delle tasse su il mondo dell'imprenditoria, soprattutto per quelle voci che spesso li vedono penalizzati, ma dall'altra parte serve anche garantire un salario dignitoso. No? Non sono d'accordo col dire che può servire il salario minimo. Il salario minimo è la condizione necessaria per poter mettere tutte le persone, anche quelle che sono più in difficoltà e spesso vengono sottoposte ad un ricatto lavorativo, invece di poter accettare con serenità un lavoro che poi viene portato avanti con sacrificio ed essere pagati il giusto. E quindi questo è un tema che dal mio punto di vista il governo italiano non può più posticipare. Mi dispiace che gli scorsi anni con il Movimento 5 Stelle al governo, che il Movimento 5 Stelle ha sempre sostenuto l'idea del salario minimo, non si è riusciti a farlo perché chiaramente da soli non si poteva fare questa misura. Spero che ora le altre forze politiche che a turno hanno governato col Movimento 5 Stelle, prima la Lega e poi il Partito Democratico, per esempio, ora abbiano cambiato idea e si possa convergere invece su una proposta. Al volo, Rota, che devo andare in pubblicità, hanno cambiato idea e poi è vero che è colpa degli imprenditori che non pagano. Allora, sul fatto che da un balcone ho sentito dire che qualcuno aveva abolito la povertà, sono saltato sulla sedia quel giorno e a distanza di 3 anni purtroppo abbiamo aumentato la povertà in alcuni settori nella nostra Italia. Allora, non mischiamo però le cose. Un conto è il salario minimo, dove non i 5 Stelle, ma tanti politici e tante forze politiche hanno sottolineato più volte l'importanza di dare la pari dignità a tutti i lavoratori con un salario minimo garantito. Altro è la questione del lavoro. Io non posso accettare il fatto che vengano criminalizzati gli imprenditori e venga detto che solo alcuni lavori retribuiti poco sono quelli richiesti, perché ci sono aziende importanti, media piccola impresa, artigiani che cercano lavoratori, ma non per paghe da fame, ma per paghe importanti, allora, magari meglio di altri coetanei che hanno avuto la laurea, e non trovano posto allora, di lavoro. Devo andare in pubblicità, so che qua in studio non siamo d'accordo, dopo la pubblicità tra l'altro faremo intervenire un curriculum vivente, una storia che avrete sentito su tutti i giornali, radio e televisione, ma che noi abbiamo qui e ci connetteremo proprio con lui, quindi tra poco vi aspettiamo. Rieccoci in studio, allora grazie per l'attesa, continuiamo a parlare di lavoro. Ci sono dei dati che non lasciano ben pensare su Milano, anzi c'è il lavoro per essere poveri. Nella classifica delle città italiane per gli stage, per esempio, Milano è quella messa peggio, ma per un semplice fatto, cioè che ovviamente qui la vita, come abbiamo visto nelle grandi polemiche del caro affitti, costa tanto. Quindi vediamo insieme questo articolo. Gli stage sono tradizionalmente ovviamente una via che può essere anche utile, no? Per seguire la carriera lavorativa, però a fronte di uno stipendio medio per gli stage di 669 euro al mese, bisogna mettere in conto l'affitto, i consumi, insomma uno squilibrio fra entrate e uscite, che praticamente tu ci spendi 1500 euro e ne guadagni 669. Cioè è chiaro che così il gioco non può funzionare, tanto la candela. Certo, ma questa è sicuramente una questione oggettivamente riconducibile alla vita della nostra città, quello che dicevamo prima, no? Ma come fissiamo il salario minimo? Cioè qual è il modo in cui ci propongono di fissare un salario minimo in una città come Milano, se non tramite la contrattazione collettiva, no? Come ha fatto, poi tra l'altro il governo sta seguendo tutti questi tavoli con i sindacati, poi lo stage è ancora qualcosa di più difficoltoso da affrontare se effettivamente non hai alle spalle dei finanziamenti tuoi. Questo è.
Quindi diciamo che Rota, lo stage funziona oppure no? Nel senso che a quel punto, se dobbiamo proporre poi un salario minimo, non so, lo stage dovrebbe essere funzionale, Per insegnare un per lavoro. insegnare un lavoro. Il problema è che i giovani ci stanno raccontando che dopo questo stage il lavoro non lo trovano e continuano a fare stage. Quindi lavorano solo i giovani perché sopra una certa età gli stage non li puoi più fare. Ai miei tempi non Sì. eravate ancora nati, Stefania, c'era l'apprendistato, quindi alle aziende costava magari poco, noi l'apprendistato era un qualcosa dove imparavi veramente il lavoro. Lo dice uno che ha provato a fare nel tempo degli studi l'imbianchino, il tornitore, sono andato a fare 1.000 lavori, tutto quello che era possibile, perché partivo dal presupposto che era meglio imparare a lavorare piuttosto che stare a casa a disimparare. Quindi io sono due. Tanti argomenti stiamo mettendo insieme e chiaramente una cosa è il salario minimo, dove la contrattazione collettiva dà più forza ad alcuni settori rispetto ad altri, ma non è che un lavoratore che lavora nella ristorazione anziché nell'alberghiero sia meno importante rispetto a quello che è metalmeccanico o che lavora in altri studi. Bisogna dare la possibilità a quel lavoratore di avere un salario minimo che sia allineato alle altre attività e agli altri suoi colleghi. La necessità di ripristinare quello che è stato un reddito di cittadinanza che ha aiutato alcuni ma ha disincentivato gli altri, perché si attacca sempre l'imprenditore, ma se vogliamo uscire dall'ipocrisia sappiamo anche di tante persone che avrebbero potuto trovare il lavoro, si sono presentati da quell'imprenditore dicendo: io percepisco il reddito di cittadinanza, se mi paghi in nero vengo a lavorare perché altrimenti non vengo a lavorare. Se facciamo finta che non sia così, vuol dire che viviamo in un altro mondo, che non abbiamo parlato con gente che ha bisogno di chiedere ai giovani di andare a lavorare. E poi c'è quello dello stage. Allora, se è uno stage non di sfruttamento del ragazzo, ma di insegnamento al ragazzo, io da genitore o da giovane sono disponibile anche a investire su me stesso o Certo. su mio figlio, perché sto andando a imparare un mestiere dove quell'imprenditore o quel professionista ha forse un costo maggiore rispetto a quello che mi sta insegnando, rispetto al vantaggio che gli sto creando. Certo. Perché anche lì è chiaro che se io Il faccio lo gioco vale la stage, candela, Stefania, faccio l'esempio. Sì. Se io vado a fare lo stage da un avvocato che mi insegna il mestiere da avvocato, è chiaro che sto facendo un proseguimento della mia attività educativa e scolastica. Se quello stage io vado nel supermercato alla cassa, quello è un lavoro sottopagato perché Certo. sfrutto quello che gli sto dando come erogazione di competenze nel giro di una giornata, perché devo battere lo scontrino alla cassa, e pago meno quella persona per 6 mesi o 3 mesi che viene a farmi lo Allora, ma stage. qui abbiamo un'esperienza in prima persona ed è collegato con noi. Saluto e ringrazio Giacomo Sorrentino. Bentrovato. A tutti, ciao Stefania. Ciao, eccoti qua col tuo curriculum col quale sei andato in giro ovunque a bussare finalmente le porte giuste, perché adesso ci racconterai un po' la tua storia, ma prima leggici cosa c'è su quel curriculum, facci vedere se è ricco oppure se è vuoto. Allora, questo è il mio curriculum, mi sono presentato così, per far capire un po', insomma, alle aziende che la mia urgenza creativa era forte. Ecco. E, ho Wow. svolto due master dopo la laurea in scienze dell'educazione, perché mi sono avvicinato quindi alla comunicazione nel 2018 con un ultimo master di design del giocattolo e prodotto per l'infanzia e un secondo master nel 2020 in creazione di contenuti per radio, podcast, TV e new media. Quindi hai una laurea e due master, Quindi ho riassumendo. esatto una laurea, due master e ho già svolto due percorsi di stage, Ecco. il primo in una rivista proprio insomma nel 2018 e scrivevo diciamo articoli riguardo all'area cinema, TV, Quindi era e del tuo quindi settore. il mio settore, esatto. E poi un secondo stage come content manager. E lì lavoravo su una piattaforma di erogazione di contenuti per dipendenti di aziende. Quindi insomma tu vuoi fare il tuo lavoro che è quello del copywriter, del redattore, qualcuno ti ha proposto degli stage sottopagati o comunque non retribuiti poi successivamente?
Sì, è successo e diciamo la mia richiesta sarebbe comunque quella di partire magari da un rimborso spese, non pretendo di arrivare subito a un determinato stipendio, però comunque cominciare e fare appunto un percorso creativo che sia in linea con i miei studi. Ecco, ma tu ti aspetti un po' come i primi, adesso noi vediamo intanto il video di te che costruisci col cartone il tuo curriculum da portare un po' in giro, no? Con le tue posizioni desiderate, perché poi un conto è quello che uno, per cui uno studia, poi quello che trova. Tu ti aspetti che un po' come la polemica degli studenti intenda, altri ti seguano? Sì, mi aspetto che altri mi seguano, già mi hanno scritto alcuni che insomma vorrebbero prendere spunto dalla mia idea. E quindi vorrei lanciare anche un po' un hashtag, il mio live TV, sì? Per poter raccogliere insomma vari ragazzi nelle mie stesse condizioni che sognano di fare il lavoro per il quale hanno studiato, per fare il percorso, e quindi mi piacerebbe insomma creare un evento sabato prossimo, quindi il mio live TV e raccogliere insomma un po' di anche testimonianze di ragazzi nella mia stessa condizione. Grazie, allora se vorranno si uniranno sicuramente a te, intanto in bocca al lupo. Adesso da quando hai fatto questo diciamo giro mediatico hai avuto un attimo i tuoi frutti? Sì, c'è stata qualche cosa e poi insomma vedremo come evolverà la situazione. Intanto poi comunque vi invito a seguirmi sulla mia pagina CV Live Giacomo Sorrentino per saperne di più, per aggiornarvi insomma. Certo, vogliamo assolutamente sapere come va a finire. Intanto grazie e complimenti per questa idea creativa. Un saluto, è stata una bella idea, certo sì. Non tutti ce l'hanno, ma è possibile, chiediamo noi, che si attiri l'attenzione solo con questi gesti eclatanti che poi fai il giro delle televisioni, delle radio, dei giornali, se no altrimenti le tue due lauree e il master non conservano niente. Sì, sì, ma guarda, hai avuto un'idea geniale. Ecco, bisogna dire una cosa che anche lui ci ha spiegato bene, no? Lo stage è durante il periodo di formazione, lui è occupato in qualcos'altro, è occupato negli studi e si forma all'interno delle aziende proponendosi anche in modo, questa ragazza molto, molto simpatico, molto, molto creativo, no? Come ha detto lui. Poi ci sono i contratti di apprendistato, come diceva giustamente Rota, no? Contratti di apprendistato, governo Berlusconi, ministro Sacconi, sono fino a 36 mesi, età fino a 30 anni, gli strumenti nel mercato del lavoro italiano ci sono, non serve il salario minimo perché c'è la contrattazione collettiva e ci sono le leggi, ci sono i passaggi che sono dei passaggi che formativi che i lavoratori possono e devono, no, seguire nella formazione professionale da una parte o aziendale dall'altra, che sono due cose effettivamente molto diverse, però ci sono. Ci sono degli angeli, quindi non c'è bisogno del salario minimo. Ci sono, ma non funzionano. Allora bisogna farli funzionare. Non funzionano. Bisogna farli funzionare. Bisogna come? Lei parlava giustamente che sono normative alcune che arrivano dal governo Berlusconi, sì. Sacconi di qualche anno fa. Sì. Non mi sembra che le situazioni siano migliorate in questi anni. Probabilmente sono strumenti anche in parte anacronistici rispetto a come cambia e come muta il mercato del lavoro, dove sappiamo bene che come è il mercato del lavoro ad oggi è completamente diverso rispetto a quello che succedeva 10, 15, 20 anni fa. Quindi è evidente che non possiamo aspettarci che ci sia sempre una domanda di un certo tipo, come sappiamo bene che la formazione professionale di certi studenti o di certi lavoratori va sempre riaggiornata, perché la mutazione che abbiamo ed è spinta proprio dai cambiamenti della società è velocissima rispetto a anni fa. Allora io vi devo scusare con voi, vado in pubblicità, sistemiamo anche ecco il tuo collegamento e poi ci vediamo tra poco, restate con noi. Rieccoci, allora, visto che prima Rota hai lanciato così l'amo, non pensare che non l'avessimo colto e quindi visto che ci sono delle novità sui dati li commentiamo insieme, perché appunto c'è proprio l'inchiesta, abbiamo abolito i poveri e poi il reddito di cittadinanza ha avuto un crollo delle domande.
pare che siano stati i controlli decisi da Draghi, poi ci spiegherai se è così oppure no, ce lo spiegherete tutti insieme, e l'effetto annuncio della riforma Meloni, perché praticamente adesso non si capisce quali sono gli occupabili, no? Quindi ci si arrangia come ci si arrangia, scrivono da casa in nero. È il combinato disposto probabilmente sia della stretta sui controlli che degli annunci di Meloni, che forse anche dalla ragionevolezza di qualcuno che magari ha pensato che forse era il caso di attivarsi per cercare un posto di lavoro, che c'è in Italia, ci sono i posti di lavoro, c'è una responsabilità delle istituzioni di fare un percorso di informazione ed educazione ai lavori chiaramente che aspettano i nostri giovani, e quindi accompagnarli in questo accesso al lavoro. Però attenzione, quando Ivan Rota, che dall'inizio ha sempre sostenuto la sua contrarietà al reddito di cittadinanza, ma non perché non è sensibile a quelli che sono i bisogni di quelli che sono in condizioni di difficoltà economica, perché ho sempre sostenuto a quelli che sono in difficoltà economica i 700-800 euro non bastano, bisogna dargliene di più, però a quelli che sono in condizioni di lavorare bisogna metterli in condizione di lavorare, anche perché la dignità di un... di uno stipendio passa attraverso al lavoro. Se io sono un padre di famiglia non mi accontenterei di arrivare a casa o essermi fermato a casa, perché in quel caso non sarei neanche andato a lavorare, dicendo mi hanno regalato 700-800 euro, perché devo essere da esempio ai miei figli. Sa qual è, poi mi taccio Stefania, cosa che ho riportato e ho dato un suggerimento all'assessore Tironi nel processo educativo dei nostri giovani, che forse a forza di ribadire in tutte le maniere, anche attraverso i media e la comunicazione, il diritto a questo, il diritto a quest'altro, il diritto, la nostra Costituzione prevede due diritti fondamentali, uno diritto allo studio e uno il diritto al lavoro. Beh. Il problema è che ci siamo dimenticati, abbiamo dato un cattivo messaggio ai giovani, che manca il dovere allo studio e il dovere al lavoro. Allora, arrivo da te Celestino, però prima, visto che i 5 Stelle l'hanno proposto, cioè l'hanno ideato, diciamo, questo reddito di cittadinanza, abbiamo degli angeli, vorrei sentire lui cosa ne pensa. Cioè il reddito praticamente toglie la dignità. No, questo è il riassunto. Il reddito di cittadinanza. A chi è in grado di lavorare? A chi è in grado di lavorare? Mancava un pezzo. Sì, avevo riassunto troppo. Chi è in grado di lavorare, che non riesce a trovare un posto di lavoro, non perché non ne ha voglia, ma perché le offerte economiche sono ridicole spesso, oppure non riesce a trovare veramente un posto di lavoro, adesso mi venite a dire che gli togli dignità consentirgli di arrivare a fine mese rispetto invece a vederlo a far la fame. Perché questa è la visione distorta che ha qualcuno. No, lavoro c'è. No, non è così. Lavoro c'è. Non ha trovato posto di lavoro ed è disoccupato, non per colpa sua, no, e non perché non ne ha voglia, no. Ok? Nel mondo alla rovescia, lui ha dignità se soffre la fame. Perché questo è quello che voi... Ma perché devi estremizzare in questa maniera? Stiamo dicendo che chi è in grado di lavorare... Io piuttosto che stare a casa a prendere 800 euro vado a fare un lavoro, intanto che aspetto un lavoro migliore vado a lavorare a 800 euro. Sì, è giusto. Quindi per te, secondo lei è giusto che una persona, perché è nelle condizioni di difficoltà, accetti qualsiasi cosa, anche di essere sfruttato magari 18 ore al giorno per portare a casa... Forse non mi hai sentito prima quando ho detto che sono per il salario minimo garantito. Forse non mi hai sentito prima. Ma guarda che il problema non può essere solamente il giovane che viene... Allora, noi viviamo in un paese che è assolutamente... un paese che è fuori di testa. Perché noi mandiamo in pensione i lavoratori a 70 anni per tenere i ragazzini a casa sul divano pagati con reddito di cittadinanza. Questa è una cosa che non può funzionare. Il reddito di cittadinanza, grazie al cielo, dopo le elezioni di settembre del 2022, gli italiani hanno scelto e hanno indicato al governo di rimuovere il reddito di cittadinanza. Resterà per coloro, con una formulazione diversa, per coloro che hanno necessità, che non possono lavorare, che hanno tra l'altro anche altri istituti, perché ricordiamoci l'invalidità, l'accompagnamento, ci sono una serie di istituti che possono essere ampliati rispetto ad oggi, perché 800 euro per chi è invalido sono pochi, l'accompagnamento di 475 euro è poco, e quindi chi ha un'invalidità e chi ha bisogno di accompagnamento deve prendere di più. Certo è che chi ha la possibilità di lavorare e chi può
anche accettare temporaneamente il lavoro che non è quello della laurea col master, ma temporaneamente per vivere può fare un lavoro anche impiegatizio, non deve per forza fare il dirigente, altrimenti mi date il reddito di cittadinanza, perché il tema è questo sostanzialmente. E allora se facciamo, no, ma perché è così? Perché si è messa in testa questo tipo di ragionamento agli italiani per 3 anni, 4 anni, quando gli si diceva che potevano rifare i palazzi di casa gratis e si stava mandando in default con la famosa 110%, si stava mandando in default il paese. Allora, queste sono modalità. Siccome il reddito garantiva, copriva per le fasce più basse, in pratica per questo non ci sono più, c'è l'allarme di Commercio sui lavori più deboli, perché si preferiva il reddito. Adesso che hanno messo c'è il crollo delle domande. Rispondici. Si preferì. Prego, prego. Si preferiva il reddito ad essere sfruttati, si preferiva il reddito ad essere sfruttati, magari in alcune situazioni, in altre situazioni invece il lavoro non c'è. Ma mi fa un esempio di sfruttamento? Fammi un esempio di sfruttamento in una città come Milano. Ah, io devo farti un esempio, ma le leggi le vedi? No, fammi un esempio di sfruttamento, che non sia il lavoro nero, perché il lavoro nero fischia in nero, no? Gli indirizzi delle persone che ti denunciano, che denunciano la situazione, che lavorano in nero il 50%. Ah, ma il lavoro nero è un'altra cosa, non è sfruttamento. Il lavoro nero è il lavoro nero, è una modalità illegale di prestare lavoro. Tante volte. Ma no, si accompagna al reddito, cioè, però... Ma no, scusa De Angeli, sto facendo un altro discorso. Il lavoro nero, sono d'accordissimo, cioè il lavoro nero è qualcosa di assolutamente neanche considerabile, poi si accompagna, come dice Rota, al reddito di cittadinanza, ma lasciamo stare. Ma lo sfruttamento vero qual è? Qual è il contratto che dà sfruttamento oggi in una città come Milano? No, Bergamo, Brescia. Bergamo, vabbè, siamo Cremona. Adesso noi siamo qui a Milano, scusate, io sono di Milano e parlo di Milano. Io invito davvero le persone che sono a casa, che fanno gli operai, che magari fanno gli straordinari, e metà glieli mettono in buste e metà non glieli mettono in buste. Ma allora, questo è un comportamento delinquenziale. Questo è delinquenziale. Gliene mettono metà perché dice che l'altra metà gliela danno in nero. Qual è l'imprenditore? Degli angeli da casa scrivono: il messaggio che mi passa è che per dignità posso rifiutare tutti i lavori che non mi aggradano, prendendo comunque un reddito. Certo. No, il messaggio che passa, qual è? No, il messaggio che passa è che tu puoi rifiutare un lavoro se non è dignitoso, non se non ti aggrada, se non è dignitoso, perché se ti pagano 3 euro all'ora. Ma non ci sono contratti collettivi da 3 euro all'ora in Italia. È il nero quello, De Angeli, abbi pazienza. Ah no, ma ascolta, guarda che il mondo del lavoro non è solamente regolato in quel modo lì. Se vai a fare la stagione estiva, 3 euro all'ora. Se vai a farti 3 mesi, 4 mesi a lavorare in un bar d'estate. 3 euro all'ora. 3 euro all'ora? Regolari? Regolari? Non lo so, scusa se ti faccio da eco. Sì, certo, ma... che risultano come regolari, perché ti fanno risultare che tu lavori 6 ore, invece ne lavori 12. Ho capito, ma, ma questo è un comportamento illegale. Volevano denunciare. È illegale, cioè non è possibile. È inutile che stiamo qui a parlare di sfruttamento, questo è illegale, è ovvio. È come il caporalato va denunciato. Cioè... Allora perché quando parliamo di queste situazioni mi dice è illegale, allora anch'io ti dico, chi prende il reddito di cittadinanza ha fatto il furbo. Ma scusa, ti faccio un esempio: se noi fissiamo il salario minimo, se noi fissiamo un salario minimo, ok, la persona che oggi ti dà 3 euro e mezzo l'ora mettendoti metà in busta di come dici tu, ti darà il salario minimo o continuerà a fare il delinquente? E allora qual è la soluzione? La soluzione è che i delinquenti vanno denunciati, infatti. Fa il furbo. Allora, che ma ho capito, però non è la soluzione, cioè secondo il mio punto di vista, poi io sono di Fratelli d'Italia, ok. Allora il mio punto di vista è che è meglio dire agli italiani, attenzione, mettiamo le regole chiare sul mondo del lavoro, stringiamo i controlli sulle situazioni di sfruttamento illegali, come dici tu, ok? Però mettiamo delle regole chiare che devi andare a lavoro. Però cioè, prima situazione che ti offro di lavoro ci vai. Se sei laureato, cioè io oggi faccio un lavoro che ho costruito nella mia vita, adesso faccio l'imprenditore, ma anni fa ho fatto il call center. E l'ho fatto.
perché in quel momento studiavo, iniziavo a fare politica, allora, ho iniziato a rispondi su questo che poi devo spostare. È ovvio che abbiamo delle posizioni diverse, certo. Però va bene i controlli, però i controlli spesso non sono la panacea se ci confrontiamo poi con la realtà. Andiamo a vedere per esempio quanti sono i controllori e quanti sono gli abilitati sui controlli di lavoro in Italia, sono pochissimi. Se guardiamo quali sono i controlli cui vengono sottoposte le aziende e guardiamo soprattutto il personale a disposizione dello Stato per fare i controlli, sono pochissimi. Se guardate i numeri a livello lombardo, sono pochi. Quindi allora io vi devo interrompere, devo andare in pubblicità. Dopo ci sono degli aggiornamenti che vogliamo condividere sullo studente che ha accoltellato la prof, quindi li vediamo insieme tra poco. Rieccoci in studio, allora stavo leggendo i vostri messaggi. Allora sì, vi diamo aggiornamenti anche su questa storia che ha sconvolto ovviamente tutti e che abbiamo seguito il giorno dell'aggressione in diretta. Allora ci sono appunto all'ospedale di Legnano degli aggiornamenti perché la professoressa ovviamente è stata sottoposta all'operazione di 6 ore, ha subito un delicato intervento di ricostruzione dei tendini del polso, aveva tre ferite alla testa, la frattura dell'osso parietale sul lato sinistro, insomma collasso del cranio. La situazione è stata abbastanza pericolosa e grave anche per lei, e il ragazzo con disturbo paranoide poi è stato arrestato per tentato omicidio aggravato. Cioè lui questa arma del padre Rota con cui andava a caccia l'aveva presa apposta perché voleva ucciderla. Quando si è svegliata la professoressa ha chiesto dei suoi studenti perché pensava le fosse caduto in testa qualcosa, non aveva nemmeno capito quanto successo, e questo come nelle dichiarazioni del preside ci mostra la gravità di quello che anche sta accadendo e come questi disturbi stiano aumentando. Quindi il personale dell'ospedale, gli scorpoducenti, quando si dice non si trovano più lavoratori, ma questi lavori sono diventati, erano lavori diciamo tranquilli, il professore è diventato quasi a rischio. Sono situazioni, quando entriamo nella sfera mentale delle persone, giovani o anziani che siano, diventa difficile prevedere quelli che saranno i loro comportamenti. Diciamo che questo ragazzo purtroppo in situazioni psicologiche particolari ha trovato un coltello e ha fatto questo gesto, chiaramente che non può essere giustificato in nessun modo. Grazie al cielo noi in Italia non abbiamo realtà di altri stati dove in casa magari trovano la pistola, il mitra, il fucile, e poi troviamo situazioni di altro genere dove ci sono delle stragi. Qui purtroppo, e la solidarietà va alla professoressa, siamo in una situazione che è veramente psicologica, qualcuno poi andrà a capire che cosa è successo a questo ragazzo, con l'impossibilità quantomeno di dotarsi di armi che possono invece creare delle problematiche molto più gravi. Rimane il fatto che probabilmente abbiamo anche questi nostri ragazzi che sono in crisi di valori o hanno dei valori distorti da strumenti tecnologici, da modi di atteggiamenti e da esempi da emulare che purtroppo sono devastanti, e quindi lì anche lì la responsabilità del genitore di avere un occhio particolare rispetto al proprio figlio, di avere anche un controllo da parte del mondo sociale che sta attorno a questi ragazzi. Una volta c'era il controllo da parte del vicino, della vicina, dello zio, del parente, almeno io che vengo dai paesi, ma succedeva anche nelle città questo. Diciamo che il ragazzo così diventava grande anche in libertà vigilata, chiamiamola, sì, così, nel senso che era controllato, e quindi quando andava fuori riga c'era il genitore che interveniva perché qualcuno gli riportava: guarda che tuo figlio o tua figlia sta facendo questo, sta frequentando una cattiva compagnia. Oggi purtroppo è diventata quasi un modo di vivere isolati dal mondo, con una poca attenzione da parte di quelli che dovrebbero essere gli educatori. Ecco, poi... allora ad Abbiategrasso questo studente aveva delle note disciplinari a corredo di quello che dice Rota, e il papà ha detto che non ne sapeva nulla. Da casa scrivono e dicono: nella scuola bisogna riportare il merito, basta professori aggrediti da bulletti, chi tocca un professore deve essere bocciato, espulso, rimandato ai emittenti che sono i genitori. I professori non possono risolvere i problemi familiari di questi disadattati. In realtà pare che fosse un ragazzo
Ma questa è un atto assolutamente di follia, perché io ho visto tra l'altro il coltello nelle foto, sì. È un coltello agghiacciante, è enorme. Un coltello da caccia, una lama di 20 centimetri. 20 centimetri, e però attenzione, perché noi sappiamo di questo episodio, ma in realtà vi posso assicurare che tutti i giorni nelle scuole delle nostre città ci sono risse, litigi tra genitori. Proprio ieri mi hanno segnalato da una scuola vicino nel nostro quartiere di Milano una rissa tra genitori dei bambini fuori da scuola. Perché? Perché i bambini, sì. Poi ci sono i rom di mezzo, c'è cioè sempre la periferia, sempre un po' particolare, chiaramente parlo di Milano, quindi la situazione sociale nelle scuole di periferia pazzesche. Però probabilmente qui qualcosa non funziona nella scuola, perché metto da parte la questione di questo ragazzo che probabilmente ha dei disturbi psichiatrici, ma spesso e volentieri la scuola deve cercare di coinvolgere la famiglia, ok, nel percorso educativo dei ragazzi. Non è possibile che dei genitori si presentino davanti alla scuola arrabbiandosi o aggredendo il professore perché ha messo la nota. È qualcosa che non sta nel cielo e in terra. Perché tu dici, li giustifichino in qualche modo degli angeli. Ovviamente qui c'è una posizione politica e personale, nel senso che poi quando si sfocia nel tema della sicurezza in generale, poi Valditara per esempio ha parlato anche di psicologo della scuola, per esempio. Sì, diciamo, questo tema, diciamo, potrebbe essere analizzato veramente sotto tantissimi punti di vista, perché è chiaro che sotto un evento di una portata di questo tipo, cioè che chiaramente di questa violenza, anche magari una situazione inaspettata magari rispetto ai comportamenti precedenti del ragazzo, uno può farsi veramente molti punti di domanda. Magari il problema potrebbe essere l'educazione familiare o quella scolastica, oppure sono altri problemi che vengono magari con frequentazione social, cioè qui apriamo veramente una nuvola di possibilità che fanno fatica poi a trovare una risposta, perché implicherebbe veramente il capire i motivi scatenanti. Quello che è evidente è che siamo ormai in una società, ormai la cronaca parla chiaro con tutti gli episodi di violenza di cui siamo bombardati quotidianamente, che è entrato in una fase di grande fragilità dal punto di vista psicologico. Purtroppo vediamo che il problema non riguarda solamente gli adulti, scusate, i giovani, ma anche gli adulti. Vediamo situazioni dove spesso magari anche famiglie in difficoltà poi fanno, diciamo, ripercuotono quello che è il malessere sui figli, situazioni magari non controllabili direttamente dalla famiglia, perché sappiamo bene che il mondo dei social, il mondo delle frequentazioni non controllabili rende molto più fragili e difficile capire quelle che sono le cause scatenanti. Quindi è difficile dare una risposta, dare una risposta, perché qui bisognerebbe mettere in campo tutte le azioni possibili in tutti gli aspetti, da quello educativo, da quello della figura. Vi leggo qualche messaggio che intanto sta arrivando. Non è possibile che il padre non sapesse nulla, sul registro elettronico compare tutto, i genitori non leggono comunicazioni, note, non giustificano le assenti, i ritardi, non vedono i loro figli come vengono vestiti a scuola, penso che sia una maestra in questo caso, i loro figli sono invisibili. E poi invece un altro parere un po' in contrasto: troppo facile puntare il dito su un social per di più giudicare i padri assenti, il figlio problematico e la maestra che svolge tranquillamente il suo lavoro, riferendosi al fatto che appena operata la maestra ha chiesto di portare l'iPad per aiutare comunque le altre colleghe. Qui siete tutti bravi finché non succede a voi dire come si dovrebbe crescere un figlio. E poi non ne sapevo nulla, le parole del papà riferito alle note disciplinari, è come dire non mi sono minimamente interessato alla situazione di mio figlio. Con difficoltà, perché nessuno nasce imparato, ho fatto il ruolo del papà insieme a mia moglie che ha fatto la mamma, e con difficoltà e con un po' di fortuna abbiamo tirato su i nostri figli, che grazie al cielo non hanno mai creato particolari problemi, anzi soddisfazioni. Non è stato facile, però gli dedicavo tempo, non gli davo il 50 euro, 50.000 lire all'ora, perché i miei hanno già una certa età, 50.000, perché almeno così mi asciugavo via il mio problema da genitore, e poi non gli davo la cosa più importante per i ragazzi, che era il mio modello di vita, la mia presenza, la mia vicinanza e quella di mia moglie. E oggi cerco di fare altrettanto sostenendo i miei figli nell'educazione delle due nipotine. Il problema, Stefania, è che ormai
si sono un po' stravolti quelli che sono i valori di riferimento, come dicevo prima. Cioè, se una volta, magari anche in eccesso, io tornavo con la nota sulla mia pagella o la nota della maestra, dovevo stare attento perché la prima reazione dei miei genitori, sbagliando o non sbagliando, non lo so, sono arrivato fino a qui, sono sopravvissuto e quindi evidentemente non sono andato in galera, mi sono, penso, comportato bene nella mia vita, la prima reazione che avevo dei miei genitori è che mi arrivava uno scappellotto e poi forse andavano a vedere se l'insegnante aveva ragione o torto. Ma comunque oggi, aveva ragione. Oggi si parte dal presupposto che proprio per quei diritti, ma non ci sono più i doveri, ho il diritto di avere la scuola, ho il diritto di prendere un bel voto, ho il diritto di mandare a fanculo la maestra o il maestro, perché ormai sono diventati gli amiconi e gli amichetti e non sono più delle figure di riferimento. E quindi se arrivo a casa e ho l'ardire, io insegnante, di fare una nota o riprendere la piccola creatura che è il, chiaramente è il premio Nobel già designato ai 3 anni, è la reazione dei genitori che vanno a fare la denuncia in procura all'insegnante. Oppure se sono la forza dell'ordine che cerca di tutelare il cittadino onesto a discapito del disonesto e del delinquente, il risultato anche mediatico, che c'è un'onda rispetto a quelle che sono le forze dell'ordine e non rispetto a quello che non si è comportato in maniera normale rispetto alla collettività o al bene collettivo, per cui la forza dell'ordine ha cercato di fare il proprio lavoro, ma non va bene. Quindi o ripristiniamo questo senso del dovere e quelle che sono le cose che veramente sono importanti per una tenuta del tessuto sociale e collettivo, altrimenti sarà la giungla. Noi ci troveremo nella giungla perché con questa libertà che ognuno possa fare e dire quello che vuole, la libertà delle minoranze, eccetera, eccetera, e la impossibilità della maggioranza però di esprimere il proprio pensiero, perché chiaro, poi c'è anche l'esatto contrario, non si arriva più a nessuna parte. Da casa scrivono: il problema principe delle famiglie oggi in Italia è che i figli non vengono seguiti, tutti impegnati a fare 2 o 3 lavori per mantenere un tenore di vita o peggio ma, per sbarcare il lunario. Io credo che sì, il problema parte dalla famiglia. Allora, anch'io ho dei bambini, sono molto piccoli, il mio più grande ha 3 anni e mezzo, l'altra 4 mesi, quindi non puoi però ho tanti amici, no, ma già secondo me un imprinting che si dà da subito, no? Allora, io sono un conservatore, io credo nell'educazione tradizionale, cattolica, però mi rendo conto, anche parlando con i miei amici che hanno magari figli un po' più grandi, io li ho avuti un po' da grande, mentre c'è chi ne ha già 10-15 anni della mia età, che effettivamente noi facciamo, ma per una stortura della nostra società, no? Perché comunque si è andato un po' alla cancellazione di quelle che sono le tradizioni. Siamo un po' più lascivi. Siamo amici, noi amici, non dobbiamo non fare gli amici, dobbiamo fare i genitori. Mi spiace. Ne parleremo una prossima puntata, tempo. Perché è finito il nostro tempo. Grazie al coordinatore del Movimento 5 Stelle Cremona, grazie. Grazie, buongiorno a tutti. Un saluto a te, a Pietro Celestino, consigliere comunale di Fratelli d'Italia. Grazie. Ciao, grazie. A ciao. Ivan Rota, consigliere regionale Lombardia Migliore. Buona giornata. Un saluto a tutti voi, ci rivediamo domani alle 13 qui con Metropolis. Buon proseguimento, ciao. Grazie, un saluto.